Gentile Buongiorno. amica e gentile amico di Made in Congress, benvenuta e benvenuto a questo nuovo evento live direttamente dalla redazione di Made in Congress, un evento live dedicato al mondo della sostenibilità negli eventi. Oggi parleremo di un argomento, di uno dei fattori più importanti nel successo di un evento, che è quello appunto della ristorazione. Oggi parliamo di ristorazione per eventi, di come è possibile certificare un percorso di ristorazione sostenibile. Lo faremo in compagnia di ospiti veramente speciali. Parliamo subito del programma di certificazione che è alla base appunto di questo evento live, la certificazione LICET. Abbiamo qui con noi direttamente da Torino Giorgio Borgiattino ed Emanuele Gosamo. Io do la parola subito a loro per le presentazioni del caso. Ciao Giorgio, ciao Emanuele. Ciao Gianluca, sono molto contento di essere a questo evento e poter presentare appunto il nostro sistema LICET che presto andremo a raccontare. Ciao a tutti, mi associo anch'io, diciamo, alla contentezza di essere in questo evento e diciamo, un augurio di buon lavoro e di buona conferenza adesso a tutti. Allora, diciamo subito, Giorgio è il presidente di Aregai, Terre di Benessere, che è l'associazione che appunto si occupa di responsabilità sociale per imprese, enti, e appunto ha formulato insieme ad altri esperti il programma di certificazione LICET. Giorgio, puoi indicarci cos'è esattamente LICET e a chi è rivolto soprattutto? Sì, allora l'ICET è di fatto uno strumento di crescita economica, noi lo consideriamo un modello di sviluppo sostenibile, per il progresso non solo sociale ma anche culturale e che tiene principalmente conto del benessere delle persone e dell'ambiente. Quindi iniziamo a vedere un territorio a 360 gradi. Faccio un esempio sul suo utilizzo, sulla sua efficacia, cioè è come quando noi andiamo a un meeting, andiamo, che ne so, al pranzo, c'è qualcosa che però ci accorgiamo che non funziona, eppure sembra che tutto fosse a suo posto, tutte le cose fossero presentate bene, però poi alla fine andiamo a vedere che i commensali non sono così soddisfatti, anzi, misuriamo banalmente che c'è stato tanto avanzo e tanto spreco da quello che abbiamo dato. Ecco, allora cosa vuol dire? Che forse non siamo stati attenti alle necessità delle persone che c'erano a questo meeting. A volte non consideriamo le esigenze alimentari, sia del tipo religioso, etico, allergie e via del genere. Quindi noi vogliamo dare soprattutto ai servizi, diciamo, di catering questo sistema che non, è soprattutto un punto di partenza, perché è un punto di autovalutazione. In questo modo chi eroga il servizio può capire il suo stato attuale, sia punti di forza ma anche punti di miglioramento. E quindi questo strumento diventa un percorso abbastanza semplice da attuare, dove i risultati sono poi comunicati in modo chiaro, cioè le scelte che noi andiamo a fare all'interno di questo sistema. Quindi il vantaggio di usare questo sistema è che è possibile misurare e comunicare tutti come posso dire, i progressi in termini di benefici e di scelte sociali, ma anche di valore economico o ambientale, perché di fatto l'ICET è uno strumento che, come posso dire, valorizza, come posso dire,
fotografa, ecco, fa una fotografia della capacità gestionale e della sostenibilità delle aziende che sono orientate in questa direzione. E quindi chi è orientato a un processo di crescita sostenibile ha sicuramente un grosso aiuto dal sistema LICET. Tuttavia, parlare solo di sostenibilità per l'ICET è un po' anche limitativo, perché è un sistema che valorizza contemporaneamente anche la creatività che c'è nelle scelte dell'uomo, nonché la capacità di fare anche innovazione, scelte diverse, e quindi, come voi sapete, chi si occupa di catering deve sempre proporre qualcosa di nuovo, deve essere sempre innovativo e avere un'attenzione particolare. Ma, e inoltre, grosso vantaggio che l'ICET non coinvolge solo le aziende che erogano il servizio, ma tutta la realtà, tutta la filiera che sono legate poi a questo servizio. Ecco, questa è un po' la sintesi. Giorgio, io vorrei subito mettere appunto un po' di carne sul fuoco. Volevo capire innanzitutto il perché avete appunto pensato e deciso di creare un programma di appunto certificazione LICET. Non avevate l'impressione appunto che fosse una sovrapposizione con altre certificazioni già esistenti? Cioè, quali sono esattamente le differenze tra LICET e altri percorsi di certificazione già esistenti? Ma guarda, questa è una domanda molto interessante, molto importante, perché è una cosa che sovente ci viene chiesta, cioè sembra con già tutte queste certificazioni. Allora, intanto vogliamo essere chiari, l'ICET non è una certificazione come posso dire, come generalmente si intende la certificazione, che ne so, tipo qualità, anche se però poi ha un iter che analizza, valida tutta una serie di dati e documenti, quindi è strutturato esattamente come una certificazione, ma non è una certificazione di quelle che di solito ne sentiamo parlare, anzi, molte volte, cioè l'ICET nasce proprio anche da, come posso dire, da un ritorno che abbiamo avuto dalle piccole realtà, che vede la certificazione spesso come qualcosa di costoso, difficilmente raggiungibile, complicato, molte volte burocratico, e quindi poco capita molte volte anche dalla parte dei consumatori. Parentesi, Aregai è proprio un'associazione che unisce produttori, consumatori, aziende, cittadini e enti, quindi questo è stato il punto di partenza nella costruzione di LICET. E dall'altra parte l'innovazione era proprio quella di fare leva sulla sostenibilità e sull'etica imprenditoriale che molti fanno nelle loro scelte. Quindi l'intera catena filiera alimentare viene coinvolta, non solo oggi, anche a livello europeo se ne parla molto di come ci sono questi cambiamenti forti nella filiera alimentare, non solo in Italia ma soprattutto in altri paesi. Quindi un'altra cosa importante è che a noi abbiamo mirato, per andare oltre, diciamo, alla certificazione, proprio un concetto di comunicare e condividere. Cioè, questo è un altro elemento di differenziazione dalla certificazione classica. Nel caso specifico, come posso dire, è per proprio valorizzare la filiera alimentare, perché un anello si collega sia dai fornitori a materie prime, ai servizi logistici, al consumatore. Cioè, molte volte nel caso di un catering uno cosa fa? Vede solo la parte di servizio, ma dietro c'è una grossa sforzo da parte del caterer
sulla scelta delle materie prime, dei servizi logistici e di come andare incontro al consumatore finale. Quindi questo è quello che vuole far emergere. E questo non capita. Cioè, magari un CATER è certificato, faccio un esempio, un ISO 14000, no? Che è una certificazione che dà un'indicazione al consumatore che il CATER ha fatto una scelta di tipo ambientale, quindi attento all'ambiente, però non dice nulla di più. Invece l'ICET entra nello specifico, ad esempio, su come vengono gestiti i rifiuti. Allora, cosa sta facendo l'azienda per differenziarli o ridurli già alla fonte, cioè scegliere dei fornitori che fanno meno imballaggio. E quindi tutte queste capacità che vengono messe in atto dal Caterer per evitare sprechi sull'intera filiera vengono, come posso dire, evidenziate. E quindi permette ai consumatori di essere più consapevoli e capaci di apprezzare gli sforzi messi in atto non solo dal Cater, ma da tutta la filiera, quindi dai suoi fornitori e via dicendo. Dall'altra parte però bisogna essere chiari. L'ICET, anche se non è una certificazione, come abbiamo detto, come le ISO, però le include, perché le certificazioni, chiamiamole quelle tradizionali, quelle più diffuse, danno poi valore a tutto il sistema, cioè danno indicazioni, forniscono degli elementi al sistema, perché poi l'ICET va a generare, chiamiamo un'etichetta parlante con 5 valori. Ecco, una cosa che è bene specificare, l'ICET è un acronimo di 5 lettere, ma è anche una parola latina che vuol dire l'ICET, è possibile dal latino, si può fare. L rappresenta il valore di legame col territorio, ma non solo con le materie prime, ma anche le relazioni che ci sono tra i fornitori, la comunità locale, la capacità di riprodurre ricette autentiche o tradizionali e via dicendo. I di l'ICET è l'innovazione e il miglioramento, cioè intesa come la capacità di identificare i bisogni, di rispondere in modo puntuale alle esigenze del tuo cliente, ma anche del tuo, chiamiamolo, fornitore, via dicendo. Ci sta come competitività e correttezza, che è un altro elemento importante. Quindi la parte di competitività, quindi sostenibilità economica, ma anche le abilità e le competenze di agire comunque in un modo corretto nei confronti di tutte le parti interessate. E sta per ecosostenibilità, quindi parliamo della parte, diciamo, ambientale, ma per tutto l'intero ciclo di vita del pasto, cioè quindi di tutti i suoi elementi, dalla scelta di materie prime, alla biodiversità, insomma tutta la capacità di impegnare e trasformare tutte le parti di un alimento in piatti comunque prelibati e prestando comunque, come dicevo, attenzione all'ambiente e al benessere del pianeta. La T, che rappresenta la tutela, la sicurezza e la salute delle persone, che è un valore che molte volte viene un po' dato per scontato, diciamocelo, invece vuol dire andare a misurare le capacità di rendere un pasto non solo gustoso, non solo buono, non solo accattivante, ma anche da un punto di vista nutrizionale equilibrato attraverso la scelta dei prodotti, metodi di cottura, ma soprattutto all'attenzione poi di chi è il tuo target finale, per la differenza di condizioni di età, di salute o, come dicevo prima, anche quelle differenze culturali e religiose che adesso si inizia a tenere conto. Come potete vedere, o come penso, spero di aver spiegato, l'ICET dà una visione a 360 gradi della sostenibilità, cioè cerca di toccare tutti gli aspetti e tutte le scelte che vengono fatte
dal catere, cioè tutte risaltare di fatto le capacità gestionali e le azioni che vengono fatti su tutti questi fronti. Graficamente noi poi abbiamo creato un'etichetta che ha un istogramma con questi 5 valori e quindi subito a vista uno riesce a vedere su questi 5 valori dove si è posizionato meglio, quali sono i suoi punti, tra virgolette, come dicevo prima, di forza, ma anche punti, chiamiamoli più critici. Bene, allora Giorgio, io ti ringrazio per questa analisi veramente dettagliata e vorrei capire anche insieme ai nostri lettori come avviene il programma di certificazione LICET, quali sono gli step. In questo vorrei coinvolgere lo stesso Emanuele Cosimo, che si fa appunto portavoce di una vera e propria case history. Vuoi raccontarci qualcosa a proposito, Giorgio, e poi lascio la parola anche ad Emanuele? Sì, allora, LICET, come stavo dicendo, appunto ha degli step, c'è una prima fase di autovalutazione, quella che prima un po' ho chiamato è la fotografia, vedo come sono, però non solo, c'è un secondo step di validazione. La validazione è la validazione per dire andiamo a vedere cosa ti sei autovalutato, cioè non ci basta l'autovalutazione, andiamo anche a verificare le evidenze oggettive di quello che mi hai dichiarato. Quindi abbiamo un secondo step di validazione, che questo step può essere anche fatto da parte terza. Allora, cosa volevo dire? Prima dicevo appunto non è una certificazione, però un ente di certificazione può andare ulteriormente a validare. Noi abbiamo collaborato ad esempio con la dottoressa Laretto, che è proprio la responsabile di sviluppo sostenibile di un importante ente di certificazione, e nonché ideatrice proprio dello schema di certificazione per la ristorazione sostenibile con l'applicazione di LICET. Cioè questo fa capire come il sistema si integra con altri sistemi ISO, no? Questa è un'altra cosa importante. E noi l'abbiamo applicato per la prima volta sul servizio di ristorazione dell'ospedale di Asti. Quindi per capirci c'è stato un momento di autovalutazione, un momento di validazione e poi ancora una terza fase di, chiamiamolo, certificazione di un ente di parte terza. Perché questo si riesce a fare? Perché comunque, come dicevo, LICET lavora e ha una visione a 360 gradi che non hanno tutte le singole certificazioni, o meglio, magari l'ISO 26000 o la SR10 prendono alcuni di questi elementi, però non c'è questa integrazione di tutti e quanti questi sistemi. E inoltre noi abbiamo preso anche di riferimento le linee guida nazionali e internazionali per la ristorazione scolastica, per i criteri minimi ambientali della ristorazione, gli schemi anche sugli eventi sostenibili. Quindi abbiamo cercato di integrare tutto nei vari indicatori e nel sistema perché sia compatibile e integrabile, come ho detto, con tutti gli altri. Un'ultima cosa, e poi lascio la parola a Emanuele. Noi abbiamo anche collaborato su un progetto internazionale sulla filiera del cibo sostenibile col consorzio Risteco per il progetto appunto Softagri, che ha coinvolto parecchi paesi europei e è stato, come posso dire, premiato, riconosciuto LICET come il sistema per la filiera alimentare sostenibile il migliore e quello più completo. E su questo sistema noi appunto abbiamo iniziato, come posso dire, a metterlo in piedi, ma come si può capire con tutto un insieme di elementi, di risorse, di contributi di professionisti e via dicendo. Però la cosa importante è che questo volano di innovazione per le aziende del sistema LICET è perché mette assieme
tutti gli elementi della filiera. Cioè, che ne so, gli operatori del settore, gli agricoltori, gli agronomi, i biologi, i nutrizionisti, i cuochi, che poi sono la parte, ma anche i camerieri, i responsabili poi dell'erogazione, le stesse persone che poi si occupano della logistica e della pulizia. Quindi un evento, chi organizza eventi lo sa benissimo, cioè un evento è una somma di professionisti che ognuno per la sua parte va a fare delle azioni e delle scelte. Io qua a questo punto lascerei la parola a Emanuele, che ha applicato questo sistema su un evento importante e che ha visto appunto come funziona. Sì, innanzitutto adesso abbiamo parlato di ristorazione, però noi siamo riusciti ad applicarlo un po' su tutto il festival, quindi abbiamo avuto anche la sorpresa di poter estendere le peculiarità, le caratteristiche positive della certificazione, diciamo, di LICET su diverse fasi dell'evento. Cosa avete esattamente certificato con LICET? Magari non si è vinto dal... Ma con LICET praticamente abbiamo certificato il festival, se diciamo, stiamo parlando del Festival del Time and Jazz di Berkid. Appunto per le diverse lettere che caratterizzano, che compongono l'acronimo, abbiamo legame col territorio, innovazione, miglioramento, competitività, ecosostenibilità, tutela della salute. Abbiamo esteso queste caratteristiche, queste analisi e monitoraggi, divertendoci anche proprio su tutto il festival, ottenendo dei risultati molto interessanti che ci sono serviti sia in fase di analisi nell'anno in corso, ma soprattutto ci danno degli spunti di progettazione molto molto validi per gli anni successivi, perché ricordiamo che la fase temporale, la caratteristica temporale di queste certificazioni è molto importante, perché è un percorso di crescita. Non è appunto un pezzo di carta che si espone su un muro, come è già stato ricordato, ma appunto la capacità di essere sostenibile, chiamiamolo così, di essere parte della sostenibilità. Pertanto ci sono, vuol dirti, la fase di autovalutazione comprende diverse domande anche abbastanza dettagliate, quindi ti costringe a pensare ai processi di realizzazione che sono dentro il tuo evento, la tua ristorazione e le diverse fasi che vuoi inserire dentro, che può essere anche la mobilità del pubblico, che può essere appunto, però non vorrei uscire troppo dal discorso ristorazione. Dentro questa autovalutazione tu poi vai a creare, a usare tutte le caratteristiche di qualità, cioè ti rendi anche conto di quello che stai facendo, se stai usando prodotti locali, che tipo di prodotti locali, dove sono le materie prime, di quanta energia stai usando nel tuo processo di ristorazione, se ci sono sprechi, dove puoi andare a intervenire, che cosa puoi copiare dei sistemi di certificazione che hai già in essere su altre fasi, piuttosto che rendere un po' tutto organico e sistemico tutto. Questa è la caratteristica importante della certificazione, che in parole povere è un sostanziale aiuto nell'evitare di fare errori. Una presa di coscienza è un aiuto nell'evitare di fare errori. Bene, io ti ringrazio Emanuele per questa breve ma concisa disamina. Volevo entrare più nello specifico, sì, diciamo così, dell'ambito più prettamente business della programma di certificazione. Possiamo definire insieme Giorgio e Emanuele quali sono i vantaggi di business per un caterer che adotta un programma di certificazione LICET? Ma sì, allora, come ho anche accennato precedentemente, ci sono dei vantaggi immediati, che erano un po' quelli che sottolineava anche Emanuele, cioè il discorso di avere un cruscotto che dà subito
tutte le indicazioni sulle funzionalità della macchina che abbiamo messo in moto, e quindi come un cruscotto uno, posso dire, vede tutti gli indicatori di cosa funziona, cosa non funziona, cosa sta andando bene o no. Poi un'altra cosa già accennata di benefit è che questa definizione di valori condivisi, tipica del sistema LICET, cioè con questi cinque valori di cui parlavamo, sono valori fortemente interessanti per il cliente, ma soprattutto permette al caterer di essere in linea con, sia da una parte, chiamiamole strategie ormai internazionali sul catering di sviluppo sostenibile, ma sempre più vicino a questa richiesta da parte di consumatori consapevoli e di clienti che diventano responsabili. Cioè, oggi ci sono evidenze scientifiche, banalmente, che a parità di prezzo tra un'azienda che si definisce tra virgolette tradizionale, ma una che fa delle scelte sostenibili a livello di organizzazione di catering, si va in questa direzione. Cioè, cosa vuol dire? Che quando si riconosce comunque un valore aggiunto a chi ha attenzione alla propria comunità, al lavoro della propria comunità, all'ambiente, al proprio territorio e alla salute delle persone. Quindi questi valori che noi abbiamo messo in LICET sono valori ampiamente facili da condividere tra chi organizza l'evento, tra il caterer e poi dall'altra parte chi è il consumatore. Quindi il primo benefit, diciamo un benefit di integrazioni di valori comuni e comunque di anche di, come posso dire, di identità, perché un'altra cosa importante, un altro benefit è riuscire a diventare, come posso dire, farsi identificare come diversi rispetto agli altri, e questo è quello che evidenzia il sistema. Il sistema non ti dice sono il migliore, quello che quasi tutti poi vanno a dire, no, sono quello che ha fatto delle scelte in questa direzione e quindi sono il migliore per quel consumatore che condivide queste scelte. Quindi vado a, come posso dire, a crearmi un legame, una fidelizzazione con un certo tipo di clientela attenta a quelle scelte faticose e a volte molte volte anche da un punto di vista economico onerose che uno fa ogni giorno nella sua azienda. Quindi questi sono i benefici più immediati, diciamo. Non so, Emanuele, vuoi aggiungere qualcosa che riguarda la tua personale esperienza nel Jazz Festival? Non so, passami il termine, c'è stato un aumento della customer satisfaction, una maggiore soddisfazione appunto dei partecipanti al festival. Come hanno percepito appunto questa scelta legata alla sostenibilità del festival, dell'evento? Ecco, qui si ricollega a un discorso molto importante che è intrinseco alla certificazione, chiamano di nuovo così, LICET, che è la parte del feedback. C'è una parte molto importante dedicata a questo aspetto, quindi sono questionari di ritorno, che appunto permette di capire se si è lavorato bene, qual è stata la soddisfazione degli utenti, degli stakeholder, quali sono i problemi, cosa possono essere i miglioramenti. È una cosa che spesso, diciamo, viene, non dico ignorata, ma fatta non col giusto sforzo, mentre LICET ti chiede proprio di farlo, ti costringe a farlo, ed è un valore, diciamo, impressionante. Anche il fatto di non avere una risposta di per sé, nel senso di avere pochi questionari, di non avere risposte, di non avere feedback, è di per sé un indicatore del lavoro fatto, del coinvolgimento che c'è con i propri operatori. Quindi significa che ci sono delle leve e delle direzioni da intraprendere per andare pian piano a costruirsi un feedback
quanto più largo possibile, in modo tale da coinvolgere tutti, da condividere effettivamente i valori, scusate, in tutti gli anelli della filiera, per essere tutti nella stessa direzione e navigare effettivamente verso la sostenibilità. Questa è stata, diciamo, una fase molto importante sulla quale noi dovremmo lavorare, anche perché se c'è condivisione, ci sono probabilmente anche più facilità ad eseguire iniziative anche che passano tramite il mercato, cioè a far comprendere perché si usano determinati tipi di prodotti, perché qual è il valore di un catering che usa, per esempio, prodotti locali, determinati tipi di prodotti di servizio. Quindi è un valore molto forte, diciamo, permette di spiegare e di costruire insieme il proprio percorso, il proprio valore. Ci sono anche dei vantaggi in più se si utilizzano per esempio dei prodotti biologici all'interno del processo di ristorazione? Sì, ah beh, scusa. Vantaggi in che senso? Dici come certificazione oppure come Sì, esattamente, soddisfazione? come certificazione. Sì, sì. Perfetto. Sì, voglio rispondere su questa domanda perché sovente noi abbiamo certificato ad esempio un settore totalmente diverso, però voglio portare l'esempio. Tre aziende agricole, una che produce in modo tradizionale, uno con sistema biologico certificato e uno integrato. Allora, il sistema LICET, dove si va a fare un forte utilizzo di prodotti biologici, di agricoltura biologica, trovi un indicatore più alto, più forte sulla parte di E. Ma ricordiamoci che noi consideriamo 5 valori, quindi sicuramente la scelta di prendere prodotti biologici o anche prodotti per le pulizie, che ne so, Ecolabel, danno un forte impulso sulla parte della E di ecosostenibilità. Se però, come diceva Manuele, io vado a scegliere prodotti, ricette locali, non vado solo ad alzare la parte dell'eco compatibile, dell'ecosostenibile, ma anche quella la L. Quindi e diventa anche trasversale. Quindi un prodotto biologico locale ha un'incidenza forte su questi due valori. E volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva Manuele sulla partecipazione. Ecco. Forse non ho sottolineato abbastanza, il sistema LICET è un sistema di valutazione partecipato, ma partecipato sia nel momento dell'autovalutazione, sia nel momento della validazione e soprattutto poi nel momento, come dicevamo, di ritorno da parte del nostro cliente utente. Cioè, noi abbiamo dei questionari LICET, cosa vuol dire? Un questionario che fa domande su questi cinque valori, perché a volte, come diceva giustamente Emanuele, noi facciamo delle scelte, ma poi non vengono percepite. Noi pensiamo e spendiamo, perché poi c'è anche un aspetto economico, su un criterio, su un valore che può essere, che ne so, quello ambientale, può essere nel piatto fatto in Mater B, e poi dall'altra parte il consumatore questa scelta, questo costo, questo sforzo non lo percepisce. Quindi il questionario diventa importante e come diceva giustamente Emanuele, anche nel momento in cui non mi rispondi, mi dai una risposta, perché vuol dire che quell'elemento non l'hai preso in considerazione, non l'hai visto. Tu consumatore hai usufruito del servizio ma non l'hai percepito. E quindi io ho fatto uno sforzo in una direzione che dall'altra parte non è stata percepita. Questa è una cosa, come posso dire, molto importante. Forse oltre a mettere quel tipo di piatto, devo scrivere la comunicazione da qualche parte di quella scelta che è stata fatta. Bene, Giorgio, ti ringrazio, ringrazio anche Emanuele. Siamo alle battute finali. Io voglio ringraziare voi che appunto siete stati qui presenti per questa interessantissima conversazione. Ringrazio Giorgio Borgiattino
che è presidente di Aregai Tele di Benessere, nonché promotore appunto del programma di certificazione LICET. Sempre. Grazie a tutti, sono stato molto contento di partecipare a un evento, chiamiamolo anche questo, sostenibile, perché riusciamo a ridurre la mobilità delle persone. Grazie a tutti. Ringrazio Emanuele Gosamo. Ciao, grazie a tutti, grazie anche della possibilità di parlare sempre più di questi eventi, di come si possono progettare anche in pubblico, sperando che ve ne siano sempre di maggiori opportunità e maggiori esperienze da aggiungere in anagrafica. Emanuele, permettimi di aggiungere una frase: la strada ormai è tracciata, quindi credo che Benissimo. Il mondo della sostenibilità negli eventi sia il presente già per molte realtà, ma penso sia il futuro. Condividendo i risultati, assolutamente. Tutto condiviso. Io vi ringrazio voi che siete stati in ascolto e spero abbiate apprezzato questo evento online. Da Gianluca Abbadessa, da Giorgio Borgiattino, da Emanuele Gosamo è tutto. Io vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao, buona giornata!